25 maggio, oggi è il giorno delle votazioni, delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Speriamo che veramente ci sia l'altra Europa. Votate e fate votare per la lista di Tsipras, Marco Furfaro. Io in questo momento mi trovo, ho disertato un attimo il seggio perché purtroppo l'orto ha l'esigenza di essere annaffiato. Oggi fa un caldo bestiale e in questo momento sono le mezzogiorno e 10, ho dovuto mollare perché. Insomma, ecco, come si vede, faccio il surf, qua come si chiama, il mio torace, questa ricevuta, le cure amorevoli del professor Musumeci al San Camillo 5 anni fa. E da allora questo grande professore, con l'aiuto probabilmente anche del Padre Eterno, anzi quasi sicuramente, mi fa fare ogni anno l'orto. Questo è l'orto che. E oggi ho rincalzato di nuovo i pomodori, ho levato i succhioni, diciamo, per fare venire meglio i pomodori. Ecco, qui già ci sono i pomidoretti che si cominciano a vedere. Ce ne sono tantissimi, questi sono tantissime qualità. C'è il cuore di bue, c'è il pantano, c'è il cuore bistecca. Lì ecco, ho dovuto mollare perché il caldo mi cominciava a salire. Stavo rincalzando i pomodori per fare la salsa, perché sì, facciamo anche la salsa, no? Se no che contadini, che ambiente ameremmo. Questa è l'insalata, la canasta, non messa poca, ma la rimettiamo. La rughetta selvatica, il basilico che non strozza e non crepa, la dovrò rimettere. Zucchine d'alberello, melanzane tonde innestate, altre zucchine d'alberello. Ecco qua. Questo è il reparto cetrioli, ci devo mettere, si chiamano cetrioli Matteo. Non so che marca sia, mi dicono che sembrano dolci, ma poi fanno anche male quando uno lo. È commestibile comunque, eh? Queste sono altre zucchine, queste sono normali invece. Queste sono, come dicevo, rigorosamente, diciamo, gli unici agenti chimici, che chimici non sono, sono naturali, sono le deiezioni delle pecore che sono in quel bidone, ogni tanto vengono rimestate. Ecco qua, qui i pomodori, mi mancava da fare questa fila, ma purtroppo la pompa con il calore non mi probabilmente a regge più di tanto. Gli olivi finalmente stanno sbocciando pure loro. Questo è un ciliegio ferrovia, quest'anno mi pare che non porta niente. Ah sì, qualcuno c'è, in compenso c'è quest'altro che le porta. Pure questo è piccolo e giù in fondo è strapieno. Qui abbiamo anche i gelsi, il famoso gelso. Guardate che splendore, sono prima bianchi, è una cascata di gelsi e poi diventano neri. Sono buonissimi, un po' dolci per la verità, però. E vabbè, queste ce l'ho fatte vedere altre volte, sono delle Susine goccia d'oro, purtroppo qualcuna è un po'. No, sono tutte buone, belle, però diciamo che ha fatto un pochino di grandine nei giorni passati e qualche toccatina leggera l'hanno ricevuta. Va bene, e qui Zagarolo City, alla sezione numero 7 di Zagarolo questa mattina ho votato Marco Furfolo, passo e chiudo. A stanotte. Ultima veduta sui Pimidori.